Il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro Comunitario Agape, ha siglato un protocollo d'intesa volto a sostenere le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà socio-economiche e relazionali e a rafforzare la rete degli affidi familiari. Il protocollo è stato firmato e presentato nel Salone dei Lampadari dedicato a Italo Falcomatà all'interno di Palazzo San Giorgio. Protagonisti della riunione, il sindaco facente funzione Paolo Brunetti, l'assessore comunale alle politiche sociali Demetrio Delfino e il presidente di Agape Mario Nasone. In questo momento il tema sul disagio giovanile è un tema assai sentito, un tema particolare che sta purtroppo crescendo e allora bisogna mettere in campo delle iniziative per contrastarlo. E questo protocollo d'intesa con il Centro Comunitario Agape e il settore welfare del Comune di Reggio Calabria va proprio in questa direzione, cioè cercare di dare una mano ai tanti minori che soffrono un disagio di varia natura, come dire, aiutando anche le loro famiglie di provenienza, affidandole appunto a delle famiglie che li accompagnano in un percorso, come dire, più sereno e più tranquillo. E questo lo faremo attraverso vari strumenti, perché già al Comune di Reggio Calabria c'è una tradizione antica per quanto riguarda l'affido familiare, ma oggi con questo accordo lo stiamo potenziando attraverso uno sportello che si chiamerà InformaAffido, attraverso la pubblicizzazione e l'avvicinamento di tanti gruppi famiglia che intendono intraprendere questo percorso ed una collaborazione con il Tribunale dei Minori piuttosto che con altri. Realtà cittadine che se ne occupano. Naturalmente contiamo sul fatto che adesso abbiamo una truppa di assistenti sociali in più che potranno dare una mano, ma contiamo anche sul fatto che il centro Agape da questo punto di vista ha un'esperienza quasi trentennale, quindi sicuramente il suo contributo sarà un contributo di rilievo. Noi siamo in piena emergenza educativa, anche se in realtà c'è sempre stata. Noi preferiamo chiamarla sfida educativa, cioè i nostri bambini, i nostri ragazzi in questa città non crescono sempre bene. Se hanno famiglie robuste alle spalle, se hanno una rete, allora in qualche modo si salvano, tra virgolette, però se non ce l'hanno rischiano di cadere in situazioni difficilissime. I vandalismi e tutte le risse sono soltanto l'aspetto esterno, la punta dell'iceberg di un sommerso molto, molto forte. L'affido non è diciamo, la risposta a tutti questi disagi, ci vogliono altri investimenti sul piano delle politiche educative, sociali, ci vogliono centri di aggregazione per gli adolescenti, ci vuole un supporto maggiore alla scuola, alla famiglia. Ecco, l'affido può essere però un contributo importante, soprattutto penso all'affido educativo, cioè all'affido che si fa diciamo, senza allontanare il minore dalla sua famiglia d'origine, che è sempre una scelta che deve essere sopra l'estrema ratio. Ma sia il Tribunale minorenne sia i servizi sociali ci chiedono a noi associazioni sempre di più di avere famiglie solidali, cioè, ma anche singoli, che si facciano carico del vicino di casa che ha dei bambini. E facciamo un esempio, questi 130 bambini che non sono stati iscritti alla prima elementare, è un dato drammatico, sembra da terzo mondo, però ci chiediamo, ma i vicini di casa, la parrocchia, le realtà che sono accanto a queste famiglie, che sicuramente non è che l'hanno fatto per cattiveria di non iscrivere i loro figli, c'è dietro sicuramente un grande disagio di vario tipo, non solo economico, ma questa rete che dovrebbe essere naturale c'è, funziona. Noi diciamo sempre che per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, che è una bella frase, ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il villaggio ci deve essere. E il villaggio che chi è? Sono le istituzioni, sono la scuola, sono la parrocchia, sono i vicini di casa, cioè come una volta magari succedeva meglio che quando un bambino stava orfano, aveva difficoltà, lo prendevano in carico i parenti e l'intera comunità. Oggi siamo invece in una società sempre più frantumata dove la relazione è così interrotta. Noi abbiamo chiamato questo progetto Legami per Crescere,
Perché per poter crescere un ragazzo ha bisogno di molti legami e spesso nella famiglia non è sufficiente, ce n'è bisogno di altri. E per noi sono stati importanti, per noi più anziani, i nonni, gli zii, i compari, cioè, i padrini, cioè, hanno bisogno di questa rete. Ecco, l'affido, di sostegno, l'affido educativo vuole essere questo, certamente è più difficile.